Ed eccoci qui, siamo in diretta anche con i nostri fan di Facebook, con Victor Moses. Allora, prima di tutto, Victor, I have to show you something. This is the stories of Romelu Lukaku. In these stories, in questa storia, Lukaku sostanzialmente racconta di aver dato dei passaggi a Victor Moses nel 2013. Can you tell something about this? No, to be honest, I was eating and I wasn't expecting him to do it, and I'm kind of surprised that he posted it as well. So he caught me on the guard, to be honest. I wasn't expecting it. Fair play to him, but I'm gonna get him as well. Sostanzialmente Victor ci ha detto che non si aspettava questa mossa da parte di Romelu Lukaku e che risponderà di conseguenza non appena ne avrà possibilità. Ti chiedo poi, Victor, come credi di aver giocato stasera? How do you feel you play tonight? To be honest, I thought the whole team we worked very hard. We knew it was going to be a difficult game right from the start to the end. It's all about the hard work at the end of the day. I thought we put in the shift. We started very well and we wanted to win the game. After seeing the Juventus game, they won, so we wanted to put the pressure on them as well. But the most important thing is getting the 3 points today. I thought every single one of us done very well today, and we just want to keep the momentum going and keep working hard to give us a team, and hopefully we keep winning more games. Secondo Victor, l'Inter ha fatto una buona partita, non ha giocato bene soltanto lui ma tutto il gruppo. Era importante rispondere alla Juventus dopo il risultato di questo pomeriggio per mettere pressione alla capolista. È stata una gara particolare, complicata, dove l'Inter ha dovuto dare tutto. Alla fine è arrivata la vittoria, è arrivata anche grazie a un grande lavoro di squadra. Per quanto riguarda te, Victor, come prosegue il tuo ambientamento con l'Inter? How are you settling in at Inter? Yeah, I'm settling very well because I know a few lads as well, you know, Ash, Lukaku and Eriksen that came in as well, you know. We all feel it's like a family in the change room, and everyone, all the lads, everyone is cracking jokes and stuff like that, so which is very good. We all feel settling well and we're enjoying every moment. But the most important thing when it's time for the game, we've got to switch on and make sure we win every game, which is the most important thing. To be a champion, you have to work very hard. And then we have to point that in now, right from today to the end of the season. L'ambientamento sta andando molto bene, anche grazie ad alcuni compagni che già conosceva, Victor, come Ashley Young, come Lukaku. Ha parlato di famiglia, Victor, ha detto siamo come una famiglia dentro lo spogliatoio, poi però quando c'è da giocare c'è una sorta di switch mentale, allora si è mentalizzati per andare a vincere la partita ed è questo che rende grande un gruppo. L'ultima domanda che ti faccio, Victor, prossima settimana c'è il derby, credi che la squadra sia pronta? Up next is the derby with Milan, are the team ready? Yeah, we're looking forward to it. We just want to take each game as it comes. So obviously we've done, we played our game today. We've got the 3 points. The next focus now, we need to forget about today's game and focus on the AC Milan game. It's a derby game. It's a very important game for us. But we've got enough quality players to win us the game, you know, collectively and individually as well. I think we'll do the best that we can to try and win the game come Sunday. Era importante vincere soprattutto oggi e adesso si può pensare alla gara con il Milan, a una sfida così importante come il derby. Abbiamo le qualità anche nei singoli per andare a vincere, per conquistare una partita così importante. Adesso inizia la settimana di avvicinamento al derby. Thank you, Victor. Thank you. Sì, ciao a tutti. Diciamo che Udine è un po' la mia città degli esordi, perché qui ho fatto il mio esordio in Serie A col Bari, qui ho fatto l'esordio in Europa League. Ho trovato moglie, ho avuto due figli, insomma, ho esordito in Serie A con l'Inter. È una città che ho nel destino, insomma. Quanto ti sei emozionato al momento del fischio d'inizio, al momento della lettura delle formazioni? No, al momento del fischio d'inizio l'emozione è passata, ma doveva passare, perché poi una volta che la palla è in gioco bisogna pensare a quello, bisogna pensare a fare il proprio dovere al 110%. E sono molto contento perché dopo tanto che non giocavo, penso di essermi fatto trovare pronto, e questo mi dà autostima e mi dà la convinzione che sto lavorando nel modo giusto. Studio. Io, ciao Daniele, intanto complimenti per la partita. Volevo chiederti qualcosa proprio sul tuo rapporto con Samir, nel senso che sembrate molto affiatati. Che responsabilità è comunque dover giocare al suo posto uno dei portieri più forti del mondo? Beh, sì. Con Samir c'è un rapporto splendido che va oltre il campo,
così anche come Tommaso e anche col nostro preparatore Bonaiuti abbiamo creato un gruppo veramente affiatato. Se Samir para bene io sono il primo ad esultare, se io paro bene Samir è il primo ad esultare, e questo ci stimola ogni giorno a lavorare sempre meglio. E quindi questo è, penso che anche Samir sia contento per me, e anche perché sostituirlo, come dicevate, è complicato, perché non sto sostituendo uno qualsiasi, ma sto sostituendo veramente il più forte in Europa. Ciao Dani, buonasera, intanto veramente complimenti. Ciao, per grazie. La partita di stasera. È importante in ogni ruolo, forse ancora di più per un portiere, la continuità, nel senso la confidenza con la porta, in questo caso le misure, la distanza, non lo so, anche barriera, giocatori, chiedo a te. Sì, più che altro è perché comunque un giocatore di movimento magari entra un quarto d'ora, poi l'altra partita mezz'ora, il portiere o gioca o non gioca, quindi il complicato è trovare i tempi, trovare le distanze, trovare anche l'affiatamento con i difensori, perché l'allenamento è una cosa, la partita è tutt'altra. E mi mancava un po' questa sensazione, sono contento, me la godo e domani ci riposiamo, intanto io ripenso alla mia partita. Intanto clean sheet, grazie. Voto grazie di Daniele Padelli. Dani, attenzione. Che voto ti dai? Voto? Che voto ti dai? Io? No, non faccio il giornalista, no. Io faccio il portiere e tento di farlo al meglio, poi i giornalisti li fate voi. Ha parato questa domanda, Daniele, ha parato. Bravo, come ha fatto in campo. Grazie. Noi, mancava allora. Solo questo stasera da parare. Ciao Dani. Grazie. Ciao, grazie. Eccoci qui in compagnia di Milan Skriniar. Milan, una partita difficile che si stava mettendo non sui nostri binari preferiti, poi l'abbiamo vinta di carattere. Sì, una partita molto difficile. Qua è sempre campo molto pesante, quindi non è mai facile. Il primo tempo eravamo un po' bloccati, mi sembrava, poi quando siamo usciti sul secondo tempo è andato tutto un po' meglio e abbiamo sbloccato la partita e abbiamo vinto. Cosa non ha funzionato secondo te all'inizio e cosa è cambiato nel secondo? Secondo me, primo tempo abbiamo preso troppe ripartenze, sapevamo che Udine gioca per questo e abbiamo subito troppe, quindi questo non ha funzionato bene, però poi secondo tempo, come ho detto prima, che è andato tutto meglio. Studio, vi chiedo domande veloci perché Milan è senza Giubino e fa particolarmente freddo. Vai Ale. Sarò molto rapido, fascia di capitano al braccio, cosa vuol dire per te, che emozione è, che cosa è ormai l'Inter dopo 3 anni e come ti prepari al derby di domenica? È sicuramente un orgoglio di essere capitano di questa squadra, ero contento, però poi non è che cambio modo di giocare, io sempre provo a dare massimo per questa squadra, per questi colori, era anche oggi così. Sul derby? Bisogna prepararsi bene, ci aspetta una partita molto difficile, però ci abbiamo forza per vincerla e bisogna dare tutto. Grazie mille.